comportatevi bene in mezzo ai pagani. Ecco qua l'indicazione. Comportatevi bene in mezzo ai pagani. Voi siete diventati cristiani e non potete pretendere di emigrare, mettervi chissà dove in qualche paesino e lì costruire un paese tutto di cristiani. Continuate a vivere nell'ambiente nel quale siete sempre vissuti, nelle famiglie in cui eravate prima, però sapete che non siete più quelli di prima, la pensate in modo diverso, vi comportate in modo diverso, avete valori diversi. Quindi teneteli dentro e verso chi non condivide la vostra fede, comportatevi bene. E la motivazione non è mai perché così siete bravi, vi loderanno, si inchineranno a voi, magari Yacapapuak, magari spesso intera. Comportatevi bene in mezzo ai pagani, anche se parlano male di voi e dicono che siete dei malfattori, succedeva anche questo, essere accusati ingiustamente, nel giorno del giudizio dovranno riconoscere che le vostre opere sono buone e daranno gloria a Dio. Verrà il giorno in cui saranno costretti a riconoscere che meritavate più fiducia di quella che vi hanno dato. Se vi disprezzavano non è perché eravate asini voi, perché eravate dei lavativi, dei malfattori, eccetera, ma perché erano prevenuti. Poter dire ce l'hai con me perché non mi conosci, le narobo, ce l'hai con me perché me lo merito, le nutro. È vero o no? Per amore del Signore, anche qui, non dimenticate le prime due parole della frase. Per amore del Signore, ubbidite a tutte le autorità umane e sono sotto persecuzione. Sia l'imperatore che comanda su tutti, sia i governatori che gli manda a punire i malfattori e a premiare quelli che fanno bene, dovrebbero. Perché questa è la volontà di Dio, che voi facciate il bene in modo da chiudere la bocca agli uomini stolti e ignoranti. La motivazione è sempre quella, non diamo l'occasione di parlare male di noi. Comportiamoci in modo tale che possa parlare male di noi solo chi è prevenuto, solo chi a tutti i costi vuole farci una brutta figura, ma sapendo di mentire però, non perché ce lo meritiamo, perché si vede che era molto forte la tentazione di tanti di lasciarsi andare. Dice no, continuare a essere testimoni anche se ci rifiutano, perlomeno saranno costretti a dire noi li rifiutiamo, non ci piacciono, vorremmo cancellarli dalla faccia della terra, però sono affidabili e non fanno niente di male, è mia poca. Così, in questo modo, comportatevi da uomini liberi, cioè che fanno il bene non perché costretti, ma per scelta. Per questo non usate quindi la vostra libertà come un velo per coprire la malizia. Fa comodo, ho messo libero perché voglio e fui i miei affari e frega il prossimo. Eh no, è un altro modo di essere liberi. Piuttosto siate come servitori di Dio. Siete come stranieri, siate come servitori di Dio. Quindi alla fine rispettate tutti, amate i fratelli nella fede, adorate Dio, rispettate l'imperatore. Dove si comincia e si finisce con rispetto e in mezzo si passa all'amore e alla adorazione. Chi merita di essere adorato? Dio, il Padre. Chi merita di essere amato? Almeno i fratelli. Almeno ok, è vero o no? Per tutti però rispetto. Non dice dovete amare l'imperatore o le guardie che vi mettono in galera, eccetera. Però perlomeno rispettarle, che se rispettarle. E spesse volte rispettare chi comanda quando fa il male, quando si comporta male, abusa del suo potere, le mie se facile, né? Le mie se semplice. Però è bene farlo perché perlomeno non potranno dire tutti dichiari cristiano per poter fare quel che vuoi, per andare contro le regole, contro le leggi, no. Queste sono indicazioni che gli apostoli davano ai primi cristiani, anche quando erano sotto persecuzione. Quindi, disposti all'obiezione di coscienza, per quel che riguarda la fede, il senso della propria vita, tu non puoi entrare nella mia coscienza e farmi fare quel che vuoi tu, ma in coscienza io obbedisco a un'autorità più grande della tua, però rispettando le persone, la tua autorità, per quel che riguarda la vita. Mentre si rivendica il diritto all'obiezione di coscienza, essere rispettosi e obbedienti alle leggi, là dove non ne va di mezzo la coscienza, che non sono contro la propria coscienza, contro la propria fede. Ricordate che l'obiezione di coscienza cristiana non è mai un disubbidire a una legge, è sempre scegliere una legge che conta di più per noi, Dio,
Cristo. E in questo modo, attraverso l'obiezione di coscienza da una parte e l'obbedienza alle leggi dall'altra, i cristiani hanno cambiato l'impero romano in 300 anni. Hanno cambiato l'anima dell'impero romano. Hanno convinto la maggior parte dei romani a diventare cristiani, pur dovendo continuamente lasciarci la pelle e quindi facendo una figura davvero de coyò, potremmo dire. Ma era un essere coyò di un certo tipo, che veniva apprezzati. Perché? Perché c'era di mezzo una coerenza di vita e di onestà nei rapporti sociali. Quello sì. Anche se non riconosciuti, se calpestati, se derisi, se maltrattati, eccetera. La legge dell'autorità crescente. Beh, fai obiezione di coscienza. Se l'autorità va contro la tua coscienza, tu fai obiezione di coscienza. Paghi, vai in galera. Beh. L'obiezione di coscienza non vuol dire io dico di no e nessuno può toccarmi perché io ho altri... No, no. Tu non obbedisci a quella legge e vai in galera. Paghi la multa secondo i casi. Perdi i diritti civili, ti deportano come ti esiliano. L'impero romano non ballava a chiodi per certe cose. E invece per il resto obbediente. Tu rappresenti l'autorità dell'imperatore che comanda in tutto l'impero, io ti rispetto. Però se tu vuoi comandare sulla mia coscienza, ti dico no, tu stai al tuo posto, tu mi comandi quel che devo fare, non quel che devo pensare e credere. E io ne subisco le conseguenze. Però tu sai che per sé tutto il Nuovo Testamento è un'obiezione. Gesù stesso è stata un'obiezione di coscienza continua, né? Pronto a pagare dove c'era a pagare. Però che mi rinuncia a che credesia. Anzi, lui sapeva di portare qualcosa che era talmente nuovo che non era neanche immaginabile. Signori, un minuto di silenzio. Se qualcosa ci ha interessato, ringraziamo il Signore.